Si conclude un 2018 particolarmente impegnativo e importante per Ivrea. Stefano Sertoli è diventato sindaco e nell'estate la città ha ottenuto il riconoscimento UNESCO. Come stai vivendo questi mesi? Vissuti con molto impegno e con molta passione. L'inizio è stato assolutamente forte, nel senso che 4 giorni dopo i risultati elettorali eravamo in Bahrain per l'assemblea che poi ha determinato la nomina di Ivrea. È un grandissimo onore, ma un grandissimo impegno, un grandissimo onere per per noi che rappresentiamo la città. È un grandissimo onore per la città, per il territorio, ma non solo. Penso che sia un'immensa opportunità anche a livello nazionale e oltre. Ritieni che Ivrea cominci a comprendere il valore di questo riconoscimento? Hai detto bene, comincia. Bisogna lavorare molto sul discorso della percezione, della condivisione, e questo è un lavoro che spetta a noi, ma le opportunità sono enormi e c'è un qual certo fermento che si sta cominciando a notare, quindi sono assolutamente ottimista su questo. Il comitato che ha promosso questa candidatura è composto da importanti istituzioni di livello nazionale. Saranno al fianco della città di Ivrea anche nella valorizzazione di questo marchio? Assolutamente sì, questo è fondamentale, come è fondamentale organizzare e creare tavoli di condivisione. Penso banalmente anche all'aspetto culturale, quindi riuscire a creare un polo culturale, lasciami dire, quindi con tutti quelli che ci sono oggi, però un po' distaccati, quindi la Fondazione Olivetti, l'Archivio Storico, il Museo, la Fondazione Capellaro, l'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, sono tutte entità che abbiamo il dovere e il compito di cercare di mettere allo stesso tavolo. Credo sia una delle tante opportunità. Quindi un augurio per il 2019 da questa Ivrea diventata patrimonio UNESCO? L'augurio intanto è di una grande serenità e di una voglia di lavorare tutti insieme, ma non soltanto per quanto riguarda l'UNESCO, ma anche per tanti altri obiettivi che sono quelli per una città che ha bisogno di rilanciarsi e di ripartire. Quindi si parla di turismo, si parla di commercio, ma che se poi andiamo a vedere, si parla di industria ovviamente, ma l'abbiamo detto, di cultura, ma se andiamo a vedere poi sono tutti legati fra di loro.